peculiarità del mio corso sarebbe una formazione tecnica dove cerco di puntare con chi questi allievi abbiano l'opportunità di vedere non solamente una tecnica, ma diversi modi di creare i suoi progetti, i suoi lavori d'arte e la parte concettuale, ossia il modo come loro devono sviluppare un percorso artistico che abbia un filo conduttore che possa portare di un lavoro a un altro e abbia così all'interno di questo percorso un'identità. Credo che la RUFA possa offrire di più rispetto a un'altra scuola nel fatto che siamo delle classi più strette e abbiamo contatto diretto con tutti gli allievi. Avendo questo rapporto più diretto, più stretto con gli allievi, posso capire meglio come orientarlo per seguire il suo percorso artistico. L'allievo deve essere subito confrontato con il mondo esterno, capire cosa sarebbe il lavoro di un artista, che non necessariamente è solo teoria. Ovviamente la teoria la ritengo importante, ma fino a un certo punto, perché quello che richiede il mondo è la pratica, è dei risultati. Per cui cerco insieme agli allievi di costruire dei prototipi. Per cui questi laboratori cerchiamo di creare nella pratica dei piccoli progetti che sono portati per tutto l'anno, nel quale possiamo vedere una crescita dell'allievo, possiamo vedere il suo sviluppo mano a mano che va avanti il corso, ovviamente. Questi progetti, allora, quest'anno per esempio io ho creato un progetto dove si partiva dal tema identità. Questo tema identità è stato sviluppato in tutti i modi possibili e all'interno di questo tema ognuno di loro ha iniziato a creare un progetto, un lavoro, partendo a volte di piccoli quadri, di piccoli schizzi, bozzetti, per arrivare a dei grandi lavori in grandi formati, eppure con un concetto più esplicito, più chiaro per loro, no? Cerco non solo di fare un lavoro di creazione con loro, ma pure un lavoro di autopromozione dove loro riescono a parlare di quello che stanno cercando, di quello che stanno creando all'interno del corso.